Ciao amici lettori, oggi come potete ben vedere siamo in compagnia del miglior mio followers, chi meglio di lui può seguire, eccolo qui, il mio carozzo pupo. Ciao, fai fare la recensione a papà, cucciolotto. Vieni, dai 10 minutini. Ciao piccolino, ci vediamo dopo. E allora, oggi ragazzi, abbiamo questo grande onore di avere il mio Canuzzo in giro, che non mi lascia un attimo di pace. Ciao bello, riposati un pochino, papà. Come promesso nella scorsa recensione, oggi parliamo di un altro giallo, di un romanzo di Måns Kalentoft. Eccolo qui. Parliamo di Buio d'estate. È il secondo romanzo di Måns Kalentoft. Un piccolo chiarimento dovuto e doveroso nei riguardi dello scrittore: ho sbagliato a dire che ha pubblicato soltanto due romanzi, è stato un mio errore. Intendevo dire che sono stati pubblicati soltanto due romanzi in Italia. Quindi lo scrittore ha fatto altri romanzi. Vi invito a guardare su Wikipedia, magari per chi volesse avere maggiori informazioni sui romanzi pubblicati dallo scrittore. In Italia sono soltanto due: Sangue di Mezzinverno, che è il primo, e Buio d'estate, quello di cui stiamo parlando adesso. Buio d'estate è il romanzo che probabilmente perché è il secondo, forse lo scrittore dopo la prima esperienza probabilmente ha fatto dei passi avanti. Il primo mi è piaciuto. Il secondo ha confermato la bravura dello scrittore. E parliamo sempre di un giornalista, quindi di una persona che ha determinate competenze e conoscenze. E anche questa volta siamo a Linköping, sempre un'ottima ed eccellente ambientazione, i dettagli sono sempre molto curati, quindi anche questa volta ci ritroveremo catapultati all'interno di questa splendida città. Sia splendida, sia fredda e anche un po' misteriosa. Devo dire, lo scrittore è in gamba nel regalare delle sfumature particolari anche all'ambientazione, non soltanto ai protagonisti. I protagonisti sono sempre ben curati sotto il profilo emotivo, psicologico. La storia è piena di emozioni e di come dire, come posso spiegare, di piacevoli momenti di intimità che vivono dentro sé i protagonisti. Anche questa volta troveremo l'ispettrice Merlin Force diciamo, ad eseguire delle indagini. Non voglio svelarvi il contenuto, lo sapete, io mi limito a dare dei pareri e a dirvi se vale più o meno la pena spendere i soldi per una lettura. Vale sempre la pena leggere qualcosa. Anche se magari non è eccellente, ma per me sono sempre soldi ben spesi. E qui vale davvero la pena, ovviamente. Stavo dicendo che qui Merlin Force, l'ispettrice Merlin Force, si trova a svolgere delle indagini che la porteranno a risolvere un caso molto particolare, che necessita anche di un'indagine nel passato dell'ispettrice. Quindi ci sono queste due sfaccettature, un'indagine per quanto riguarda la vicenda e contestualmente il passato dell'ispettrice. Quindi c'è un aspetto molto ben curato da parte dello scrittore che riguarda la protagonista, che in questo episodio conosceremo meglio e più a fondo. Un libro ben fatto, la traduzione è ottima, la scrittura è fluida, non ci sono momenti meccanici o momenti in cui magari ci si perde nella storia di confusione, assolutamente no. Ed è un libro che si legge quasi tutto d'un fiato, nel senso che ci prende molto, quindi c'è voglia di scoprire, c'è voglia di sapere, c'è voglia di concludere. Quindi ottimo lavoro e sicuramente un ottimo libro anche come regalo per le festività, senza dubbio. E devo dire che si può leggere separatamente dal primo, quindi non è necessariamente una trilogia o un seguito, può essere letto anche da solo, quindi non vi preoccupate per diciamo, questo dettaglio. Il secondo romanzo, ma non è un seguito, può essere letto anche singolarmente.
E che altro dire? Adesso devo ringraziare i miei cari amici che mi hanno regalato questa webcam Logitech C920 che mi permette di fare i video di una certa qualità. E mi è stata regalata per il mio compleanno, quindi grazie a tutti gli amici che hanno contribuito. Quindi vi ringrazio di cuore perché è stato un regalo molto bello. E alla prossima video recensione, ragazzi. Vi ricordo che ho anche il blog www.videorecensionelibri.wordpress.com, la pagina Facebook è Video Recensione Libri, il canale YouTube è questo. Se vi è piaciuto il video, un bel mi piace e anche una sottoscrizione al canale. Forse ragazzi, che ce la faremo a diventare numerosi. Alla prossima e grazie a tutti voi per il tempo che mi dedicate. Ciao!